qui abbiamo 2 miliardi e mezzo, più altri 2 miliardi e mezzo entro il 19, che sono determinanti, perché se non partono quegli appalti, il rischio concreto che l'Europa cominci a chiederci di rivedere gli accordi fatti e quindi anche le risorse stanziate è un rischio concreto. Vorrei che i tempi non sono una variabile irrilevante da questo punto di vista. Quello che abbiamo capito che attualmente la commissione cosiddetta per la revisione costi e benefici non ha i titoli per essere insediata. La Corte dei Conti, se ho capito bene, ha rifiutato l'iscrizione perché alcuni componenti non hanno i titoli per essere componenti. Cioè ci viene contata una balla per allungare il brodo, perché l'obiettivo vero è sperare che intervenga qualcosa che oggettivamente non faccia partire i lavori. Io stamattina non ho mai sentito, a mia memoria, a Torino, un clima così compatto e così anche infuocato, mi verrebbe da usare un'altra parola che inizia sempre per I ma non la uso, su un tema come questo. Credo sia dovuto al fatto che è sentito da tutto il territorio, credo ci sia poco da aggiungere per dire quanto sia importante per il territorio quest'opera, credo sia anche sia poco da aggiungere, e ridico quello che ho detto in Consiglio regionale, quando io ho detto che con l'approvazione di quell'ordine del giorno il Consiglio Comunale di Torino ha dato uno schiaffo alla città, se stamattina credo di non aver esagerato, anzi forse sono stato ancora, non avrei potuto dire un pugno. Domani c'è questa grande manifestazione, mi auguro grande, ha il sostegno pieno mio e nostro, io come sapete sarò col Presidente Mattarella, però il mio sostegno c'è tutto, l'ho già anche avuto modo di dire, sottolineo il fatto che verso quella manifestazione ci vuole anche rispetto dell'autonomia, delle ragioni che ha portato queste associazioni e quei cittadini a manifestare. Rispetto delle ragioni, ripeto, della manifestazione, ma anche dell'autonomia e dell'indipendenza con cui quelle cose sono esercitate, da parte di tutti, rispetto diretto, le bandiere, e indiretto.